Nella danza ho trovato proprio un mezzo e un fine allo stesso tempo. Ho trovato nella danza una sorta di dono che veniva a me, una dimensione di sospensione, di gioia estrema. Ho trovato una disciplina, ho trovato un qualcosa, intendendo per disciplina una dolce disciplina, intendendo per questa anche la capacità di risollevarmi in ogni momento da situazioni anche difficili. Ecco. Salve, sono Virgilio Sieni, nato a Firenze. Voglio dire, se basta mettersi un cappello o un cappuccio o una parrucca sulla faccia o no, una giacca a vento, o per dire che faccio contemporaneo, è un po' come quando a volte vuoi lavorare negli enti lirici, che facciamo, ci togliamo le scarpette, no? Il percorso nella danza è un percorso che ovviamente è come un viaggio, un camminamento, diventa quasi una, a volte una stratificazione di elementi fino a quando non sopraggiunge un'idea o un'esperienza di quasi di sbriciolamento di tutti questi apprendimenti. Lo sbriciolamento consiste quasi nel sapersi, no? Nel saper abbandonare tutte le tecniche, tutti i codici, trovare tutto quello che è la sostanza originaria, la sostanza primaria poi che si annida dentro i gesti. È un qualcosa che lentamente nel corso del tempo ci riporta all'origine delle cose. Sul De Anima avevo proprio voglia di lavorare sull'immagine della malinconia, intesa come un momento di ricchezza assoluta, un momento di debolezza del corpo e quindi un momento in cui l'arco di una certa qualità di energia vira verso un'attenzione ed un ascolto diverso. E quindi il De Anima è popolato appunto di figure di arlecchini, di arlecchini apparentemente malinconici, tratti certo da tutta la pittorica di Picasso, ma non solo, che comunque sono tenuti insieme dal filo appunto della coreografia, dal filo di danze che improvvisamente, così come una stimmung, uno stato d'animo, acquisiscono un'accelerazione improvvisa, così come improvvisamente decadono, e quindi il lavoro vive di questa metrica così sincopata. Ecco. Il fatto che la danza sia stata relegata a un concetto legato a una semplice non gratuità, che sarebbe già magnifico pensare alla danza come gratuità nel tempo, ma ad una sua inutilità quasi, e questo mi rattrista molto, ed è per questo che negli ultimi anni mi sto impegnando moltissimo anche attraverso questa Accademia sull'arte del gesto che ho fondato, ad avere uno stretto contatto con tutto quello che è un mondo legato ai dilettanti, ai bambini, all'infanzia, agli anziani, ai non vedenti, a gente di tutti i paesi, cercando proprio di portare a loro tutto quello che è il senso appunto del corpo, della dinamica, del gesto, l'importanza che può avere in una forma di conoscenza dell'altro, di incontro con l'altro, tutto il lavoro e il percorso nella danza.